Il 31 marzo 2019, 168 formazioni si sono iscritte al decimo trofeo Santa Margherita. Infatti, i partecipanti sono 168 coppie che vengono da tutte le parti della regione Campania e ci sono pure delle formazioni che vengono da Roma, Frosinone, Cosenza, eccetera. Abbiamo delle iscrizioni con giocatori di un certo livello che faranno sicuramente impreziosire questa gara che avverrà giorno 31, domenica. Partiranno dalle ore 9 fino alla fine diciamo, della gara. Si Quindi giocherà tutta la giornata. tutta la giornata. Saranno impegnati anche altri campi della provincia di Salerno? Certamente sono impegnati tutti i campi della provincia di Salerno, dove ci saranno le eliminazioni dirette, cioè ogni partita viene eliminata una squadra, altrimenti non è possibile, diciamo, dare la rivincita, perché non è così in tutti gli sport. Quando purtroppo si perde, si va a casa. Via. E diciamo che io sono fiducioso di questa gara che, come sapete, ne abbiamo fatte già tantissime gare, specialmente a livello nazionale, dove abbiamo avuto dei risultati eccezionali. E diciamo che io sono contento di questa gara perché ci ho lavorato tanto anche con i miei collaboratori che mi danno sempre una mano, mi sostengono e mi stanno vicino dall'inizio alla fine. Questo torneo un trofeo, una specialità Raffa. Questa è una specialità Raffa perché, come sapete, nella federazione ci sono diverse specialità. Infatti noi ultimamente facemmo alcune specialità lì a Piazza della Concordia, dove la federazione faceva 120 anni di attività. E facemmo questa, scelsero Salerno attraverso il sottoscritto, scelsero Salerno per fare questo tipo di manifestazione che facemmo a giugno l'anno Dunque la scorso. specialità Raffa è una specialità in coppia. No, la specialità RAF può essere individuale, può essere coppia e terna. Questo Diciamo. torneo trofeo invece? Questo torneo è della sezione Raffa, che la manifestazione avverrà A coppia, a quindi questo coppia. torneo avverrà a coppia. Allora vogliamo ricordare gli orari? Gli orari sono domenica 31, Ore 9. ore 9, partenza ore 9, giocheranno come dicevo prima su tutti i campi della provincia, anche giustamente qui a Santa Margherita. Alla fine di tutte queste eliminazioni, diciamo, da questi campi della provincia, poi vengono tutti quanti qui a Santa Alla Margherita per finale. le eliminazioni finali. Più o meno che ora è prevista qui a Santa Margherita? Diciamo che noi iniziamo dalle 3, perché comunque finiranno le partite mattutine, diciamo, finiranno verso le 2, 13:30, diciamo, e poi riprendiamo per le 15. Uno spacco di una mezz'ora, tre quarti d'ora, quello sarà mentre Per si le finali mangiano invece? qualcosa. E poi per le finali, io ho previsto verso le 20 finiamo il tutto.